Pensa. Mi metteva i dischi a Bergamo, ad Arcene, lui. Mi metteva i dischi lui, io facevo il vocalist. Mamma mia. E lui al capriccio metteva i dischi, capito? Oggi è considerato uno dei 10 DJ più pagati nel mondo e, se non sbaglio, dichiara più o meno 30 milioni di dollari all'anno. Perché hai mollato, Marco? Perché sennò saresti stato un vocalist. Come animi la gente tu in discoteca. Ma cosa ne sai tu? Guarda, sei veramente eccezionale. Marco, io te lo giuro. Io allora, quando vi ho preso a te, Fabio, sì, vi ho insegnato un mestiere. Eravate due. Facevo DJ da 15 anni. Ma DJ di cose, quando vi ho portato sul palco, eravate lì, facevi la formica. E la... Ma quello me lo facevi fare tu. 22 anni che metti. Fabio già subito è partito in grande stile. Tu invece facevi il granchio, sta roba qua. Guarda, io col palco pochissimo. Questo devo essere sincero, Fabio ha sempre avuto, cioè, una grande presa mordente sul pubblico. Il mio pubblico. Sembra fare. Purtroppo, guarda, proprio sul palco io non sono capace. Perché voi non sapete questi retroscena, ma ai tempi, quando Paolo, siccome era una testa di cazzo e lo ammette anche lui, no? Sì. E arrivava sempre in ritardo in radio, poi quando arrivava il weekend, ovviamente aveva bisogno di soldi perché si doveva impizzare il nasone, allora veniva, il weekend veniva in radio, in settimana non ci veniva. Allora io e Fabio, per punizione, gli facevamo fare il mondo animale sul palco. E quindi lui, preso malissimo della serie, vi ammazzo tutte e due, ormai era sul palco e faceva il granchio, il ragno. È un pezzo che mi è stato richiesto tantissimo. Mi ha dato una carriera. Io ho visto Gino e Michele scrivere un libro su quel pezzo lì. Bononi e Laurenti l'hanno fatto per anni. Il granchio alla formica, famosissimo. Certo, dunque, ragazzi, dobbiamo essere fieri di essere italiani, perché in fatto di libertà di stampa siamo al 77° posto nel mondo. Addirittura Haiti è meglio di noi. Oh, che bello. Allora, invece guardiamo i dati importanti. Allora, sì, chi c'è in testa? Aspetta, perché ho perso la parte più importante. Allora, eccolo qua. Allora, in testa alla classifica di libertà di stampa, sì, i più liberali sono i paesi del nord Europa, ovviamente, sì. Finlandia, Paesi Bassi, Norvegia, Danimarca. Sì. Poi, di Costa gran Rica. Lunga indietro, sì, Costa Rica, cioè la Giamaica è più avanti di noi, è al 10° posto, la Giamaica. Perché fumano. Fumano, sono fatti, e quindi dicono la verità. Stati Uniti sono fermi al 41° posto, al 38° posto la Gran Bretagna, l'Italia al 77. Però c'è l'Arabia, ma sentite qua che cazzo hanno combinato. Allora, per esempio, allora, redazioni attaccate a colpi di granata in Burundi, sì, giornalisti licenziati per un tweet in Turchia, blogger condannati a frustate in piazza e dure pene detentive in Arabia Saudita, campi militari per la rieducazione dei reporter in Thailandia e così via. Wow. Cioè, capisci? Quindi noi in Italia siamo messi male, ma ci limitiamo a scrivere stronzate sui giornali. Ma questi vengono frustati. Aspetta, però la libertà di stampa non si calcola così. La libertà di stampa viene calcolata in base a quanto, diciamo, a quanti diversi organi di stampa non sottoposti a imprenditori o partiti ci sono in un paese. Ma come fai a dire? In Italia come fai a dire una roba, esatto, del genere? Allora, scusa, in Italia noi abbiamo il gruppo Mondadori, che sì, appartiene a Berlusconi, che ha un tot di testate. Poi c'è il gruppo di De Benedetti. No, ma facciamo i nomi, perché la gente forse non lo sa. Allora, Berlusconi, De Benedetti e il gruppo RCS, che, diciamo, hanno la maggior parte degli organi di stampa in Italia. Okay, allora, De Benedetti ha la Repubblica, e quindi è l'Espresso, proprietario. L'Espresso, la Repubblica, Panorama? No, Panorama no, Panorama è di RCS. Panorama RCS è di Mondadori. Mondadori, quindi aspetta. Quindi sono in tre a decidere l'informazione. Esatto. Allora, tra l'altro si odiano tutti e tre. Quindi, okay, la Repubblica c'ha Radio DJ, Radio Capital, M2O, più altre testate giornalistiche, eccetera. Il gruppo Mondadori ormai ha tutto perché compreso c'ha Mediaset, il cinema, eccetera. Il cinema. Anche me. Anche Paolo Nois. Non ancora. Noi siamo ancora dipendenti della vecchia. No, ma io mi cedo volentieri. Io non mi cedo volentieri, invece, quindi, vabbè, staremo a vedere. Io magari, essendo un uomo indipendente, Angelo, io sono indipendente. Angelo, essendo un uomo indipendente, allora... Angelo, questo è un pazzo bastardo. Angelo, poi c'è il gruppo RCS, il Corriere della Sera, Rizzoli, eccetera, che ha tutto un altro tot di. Quindi, praticamente, la libertà di stampa in Italia non può esistere perché praticamente è posseduta dagli uomini più potenti d'Italia. La maggior parte dei giornali, delle televisioni, sono asserviti a uomini di potere o a uomini politici. Il Fatto Quotidiano di chi è, invece? Il Fatto Quotidiano è indipendente. Indipendente, ok. Però perfetto, è molto vicino, diciamo, al Movimento 5 Stelle. Quindi all'inizio del Fatto Quotidiano, Beppe Grillo e Casaleggio aiutarono il varo di questo giornale.
liberali, che adesso però non è un partito vero e proprio, un movimento. Quindi in Nord Europa, cioè, vai in onda e dici il premier è un figlio di troia, no, e nessuno ti dice niente, no, perché c'è libertà di stampa. No, questo lo facciamo anche noi e nessuno ci mette in galera. Sì, ma abbiamo 180 querele. Vabbè, no, di più, bello, sono 470. Bello, madonna. Sì, ci sono cavalli. Ma non contro politici, però, sono querele per diffamazione. No, no, però vedete, ragazzi, qual è il problema? Che l'Italia è un paese di cazzari. Vero. Lo abbiamo dimostrato oggi parlando di motori, subito, tutti i piloti, tutti i meccanici, tutti esperti. Abbiamo parlato di sesso, tutti Rocco Siffredi, tutto 30 lance, tutti che scopano senza pastiglie. L'italiano è così, è un cazzaro, ed è per questo che noi abbiamo, tra virgolette, assunto, perché è un miserabile, guadagna 250 euro lordi al mese, è un figlio di puttana schifoso, disgustoso con la remoscia. Però lui rappresenta questo lato dell'Italia, il lato cazzaro, ed è per questo che ci colleghiamo con lui.